Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Like Dragon Gaiden. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati in questo spettacolare caffè dedicato alle mini 4VD. Abbiamo gareggiato, siamo stati sverniciati male, ma va bene, torneremo quando avremo delle componentistiche estremamente sportiveggianti. Comunque adesso proseguiamo un pochino anche con la missione principale, perché come detto in questi giochi se tinfoni con le secondarie, che è un, cioè secondarie neanche, questi sono minigiochi. Oh scusi, cascata Graziella. I minigiochi sono qualcosa di straordinario, quindi potremmo non uscirne mai più. Dobbiamo tornare a parlare ad Akame, quindi possiamo passare qui e andiamo a vedere cosa ci dice. Comunque è veramente una figata sto gioco, ragazzi. Voi mi raccomando, voi pochi che state seguendo la serie, mi raccomando, continuate a supportarla con like, condivisioni e commentini tecnico-tattici. Allora, non mi ricordo qua questi che volevano. Bento Yakino Premium, ce l'abbiamo, perché un po' di acquisti li ho fatti. Come non mi ricordo questi che volevano. Ok, un po' di cosa abbiamo raccattato. Qua si tratta di fare a botte e noi non ci tiriamo mai indietro in questi casi. Salve cari. Sì, non ci dà nessuno dei soldi comunque. Adesso niente, sono partiti subito che ci davano una manicata dei soldi. Mo' sti malviventi. Per carità, qualche soldo magari lo raccattiamo direttamente dalle loro saccocce, però... Ole. Giovano, devi fare poco casino perché noi qua ti facciamo... Guarda, ti facciamo... volare senza neanche farti atterrare. Bene così. La gente che guarda proprio fomentata, come giusto che sia. Ok, prego, prego. Un po' di punti e tutto fa brodo. Questi ogni tanto quando capita che li becchiamo in giro li diamo una mano, magari non sempre perché ce ne sono una marea, una vagonata. Però ogni tanto non ci tiriamo indietro, signori. E vediamo un attimo. Ho sbagliato strada, scusi. È che qua tutti sti pertugi. Sta valigetta non l'avevamo vista. Quante ce ne perderemo naturalmente per strada. Però vabbè. Ci sta, ci sta. Allora. Anche perché poi riusciamo, cioè il gioco riesce a mixare quella serietà delle missioni principali, alcune storie. Sarcasmo di altri. Pure? Che se sono fomentati? ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座の釜瀬犬とちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや、上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。また、キャッスルのあのリングに戻らずにはいられん。な。せやんな。 ま、別にちゃうけペスティアモン作ってんじゃんて。だが俺が争点ボリでやることは大体済んだしな。ウィンディシニーがせばファン。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルの客さんたちはみんな、あんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。 今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急になんなんだ。それが実はうちな闘技場の受付にあの、ストレンツァプーだね、ジュスタメンテ。マンカキエデルシ。なんだと？いや、わざとやないね。
けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね、わかったよ。じゃあまたそのうちにな。セボッファーだね。けど今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やない？な？な？Eh sì, vabbè, già mi avevi convinto. Andiamo, andiamo a pestare un po' di gente. Tanto o li pestiamo qua, o li pestiamo là, è uguale, o no? Scusate. Anna? Va bene, onesto. Yeah. あのね、あめレッド、molto bene。はあ。vabbè、perderà la prima volta contro Giorgio。あかん。infatti。Addirittura? Calabrone, Lucio, allora la serpente. Eh sì, tutti sti gadget, insomma. Ah, ma non te l'ha data a te, lo devo andare a pia io. Vabbè, ma che mi è stata a fa, fa sopra e sotto, scusate. Però pure voi organizzatevi. Se t'ha parlato di sto gadgettino, fatelo spedì. Non è che possiamo sta a fa sopra e sotto ogni volta. Sì, non rompe di coglioni, dai. Ho sbagliato strada. Scusi. O no? Questi prima offrono i gadget. Allora, vabbè, a questi serve una... Non lo so, più che altro. Questi qua, questo che volevo. Ah, questo, già partiamo così, vai. Eh sì, perché alla fine molti... avendo acquistato un po' tutto da tutte le parti... Già stiamo parati. Voi che volete? Del sushi? Già abbiamo tutto. Tiè. Scusate. E niente. Ah, poi non posso. Vabbè, dai. Sei andato corto, giovane. Oppela. Quello sta ancora legato. Bravissimo. Mamma mia. Devasto. Vai, alzatevi. Non mi fate perdere tempo. Fatemi raccattare un po' di cose. Yeah. Fiate sto cartellone in bocca, va. Olè. Allora, tu che volevi qualcosa, già che ci siamo? Ah no, il pagliaccio meccanico non l'ho trovato. Questo ci dà pure un bel po'... L'unico che ci dà i soldi ne abbiamo trovato, vabbè. Anche perché non ci ha dato... Vabbè, per carità, pure io non è che sto a dare proprio un'occhiata precisa. Giustamente i soldi non ce ne danno, perché stiamo aiutando i senza tetto. Quindi... Stanno un attimo impoveriti, ma... Allora, qualche chiave ce l'avevamo. Orecchini celtici. Che so, da vende o... Inventario altro. Lavorato a mano e preziosi, consigliato come regalo. Ah, è vero, i regali alle signorine dai facili... No, in realtà dei difficili costumi, forse. Dovremmo dire. C'è qualcuno qua? Nel cesso, questo i fazzoletti servono. La carta igienica. Hai visto? Questo lo sapevamo. Vabbè, 5.000 yen. Onesto.
tutti, eh. Perfetto, grande Giorio. Aiuta anche chi si sta cacando sotto. Allora, andiamo a prendere sto gadgettino. Si può? Salve, caro. Grazie, molto gentile. Che c'era uno spuntone? Ah no. Addirittura. È troppo gentile però. Serpente scarpe con propulsione a reazione. Ora puoi utilizzare il serpente. Il serpente può essere potenziato spendendo punti a gamma e denaro nella schermata di miglioramenti del menu pausa. Farlo ti fornirà grandi vantaggi in battaglia. Beh, vabbè, dai, ci sta. E allora, immagino che dobbiamo andarlo a... a distan là, no? Serpente. Ah no, ce l'ha, è vero. Dettagli gadget, questo già ce li ha messi. Possono essere attivate con un massimo, per un massimo di 3 secondi. Scarpe dotate di un piccolo dispositivo spray. A seconda della velocità varia la potenza del placcaggio. Sì, che poi non mi ricordo manchi i comandi di ste cose, se devo dire la verità. Allora, beh, qualcosina anche qua possiamo migliorare. Un po' di salute. Un po' di attacco. Aia. Cioè, aia in senso come modalità furore estremo, attacco kiwami. Serie di... ok, aumenta la potenza delle azioni furore eseguite in modalità furore estremo premendo R2. Vabbè, dai, ci sta. Facciamo pure questo. So soldi. Costano un sacco le abilità, eh. A sto punto facciamo pure questo direttamente, che sembravano tanti soldi, ma una volta abbiamo speso quelli. O no? Queste sono proprio le statistiche. Poi abbiamo le abilità vere e proprie. Aumenta l'equipaggiamento indossabile. E questo sì. 500.000, porco due. Questi... beh, questi costano un po' troppo, eh. Stiamo a esagerare. E va bene. Del livello gadget agente ragno. Senza usare la posizione di combattimento con R1, tieni premuto cerchio. Ok. Sì, però costano veramente un fottio. Questo ci può stare. Si chiama triangolo, poi ricordiamoci. Vabbè, per il momento facciamo che va bene così, perché altrimenti mi dimentico pure. Un attimo, memorizzare il tutto. Allora, 160, 180, 600 la difesa. Difesa e resistenza al sanguinamento. Facciamo questa, ma... ci può stare, ci può stare. Ok, allora, penso che possiamo tornare da Agame. Scusate. E vabbè, questo è quello qua sopra, quello che chiede. Scusate, io avrei pure da fare, eh. Non è per sfiducia,
Ma se ci rivediamo un'altra volta, che vorrei andare. Tanto sempre di pestaggi si tratta, eh. Però lì magari ci pagano meglio. Su soddisfazioni o no? Scusate. Messo signora, abbia fede. Ok. Ci siamo. Pronti. Ma vedere una cosa. Ah no, dobbiamo livellare, mi sa, per sbloccare altre cose pure, no? Penso di sì. 10-10. Ah, questo è per il gioco, va bene. Ah, questo solo uno. Potrebbe essere... Beh, maschera del drago, signori, ci sta. Allora, questo penso che me lo faccia utilizzare nel... al castello. Personalizzazione, penso... Cioè, trattandosi di una maschera, magari là... Eh beh, la maschera del drago, signori, ci sta. Il drago di Dojima. Qua dovremmo investire un po' nel... Blackjack, eh. Però magari me lo faccio per conto mio. Abbiamo pestato come sempre cosa. In questo caso lui che ha fatto una sfida, però. Sì, sì. Ok, vabbè, qua poi ci torniamo per un po' di blackjack e cose varie ed eventuali. Dimmi. Anna? Ah. Ok. Vabbè, andiamo a vedere la boutique che vendono. Prima non c'era, o sbaglio? Cioè, non c'è, c'era ma non era disponibile. Salve. Ah, di lusso. Salve. Beh, sarà il proprietario. Sì. Come una fasciatura, no? Ah, vedi? Fai. Eh beh, giusto così, ci sta anche l'eleganza prima di tutto, eh. Ok, vabbè, non è proprio nel suo stile, però. Lo so. Io vorrei essere alla moda anche con il suo abito. Madonna, questi chissà. Non c'è conciate in modo particolare, eh? Yoroshi, sì, diciamo. Ma noi, effettivamente, serve la fasciatura. Lo stile prima di tutto, e vediamo. Maschera e il suo outfit per gli scontri dell'arena. Ah, ok. Vabbè, mo mi sono comprato la cosa da un botto dei soldi. Fai. Vabbè, dai, vediamo, Giorgio. Allora, nella boutique del castello puoi dimostrare il tuo stile, abbinare i tuoi vestiti. I vestiti sono acquistabili direttamente alla boutique, ma puoi anche trovarli in città. Prova varie combinazioni e trova quella che più si aggrada al tuo stile. Allora, abbigliamento informale, ma mi fai vedere? Ah, abbigliamento informale, ah ok, possiamo fare, questo è il nostro primo abito. Possiamo farne un secondo con...
Guarda che tipo. Ah, proprio 300.000. Beh, non è così. Oppure vediamo testa. Guardalo. Allora, aspetta, vediamo. Ah, questo è così per l'abito. No, allora cambiamo l'abito prima di tutto. Dai, questo è molto simile a quello che abbiamo, cioè solo il doppio petto. Questo sì, non è male, però 300.000 forse è eccessivo. Partiamo con una cosa un po' più... Ah, non finisce lì. E questo? Porco due. Allora sì che li vale sti soldi. Guardalo pitonato. Attenzione, che eleganza. Guarda qua. Guarda, facciamo una cosa. Andiamo con questo. Naturalmente un po' di stile ci vuole, Questa gli sta bene, però, signori, è pur sempre un ex Yakuza. Mica possiamo andare in giro da babboni. Decorazione taschino, questa non si vede tanto. E... mi dovresti far vedere dalla distanza. Mazza quanto costa. Garofano o una rosa? Vabbè, facciamo che per mo va bene così, signori. Mo non ci sta più bene quel cappellino. Questo sì. Aspetta, quanto costa? Porco due. Ok. Occhiali. Ah, per forza li dobbiamo mettere. Perché quelli che gli stanno meglio sono quelli che costano di più? Vorrei capire, perché c'è sta cosa che... Calino. Siamo tornati poveri. Trucco, vabbè, non si vede niente che poi so... No, il trucco va anche... Attenzione, l'orecchino non ha mai avuto orecchini, se non sbaglio. 150.000? No, non mi garbano granché. Dorato? No, sono più fighi questi, anche se quelli dorati starebbero ben niente. Abbiamo speso un capitale per questa stronzata. Attenzione. Oddio, dorati con il suo appeal. Diciamo oro bianco. Scarpe. Queste in realtà ci potrebbero stare. In ciabatte sarebbe il top, però, Attenzione. Guardalo con che stile. Chi è? No, termina. Anteprima. Che dite? Addirittura la... No, vabbè, ma che cos'è? Va bene, porco due, abbiamo speso una madonna. Per l'arena abbiamo questa, ma direi di cambiare. Ah, pure qua Erco 2. Ah, però posso mettermi pure... no, mi rimetto quelli che ho comprato mo, signori. Però... magari uno stile diverso. Maschera ho comprato quella... me la fa mettere quella nuova. Comunque abbiamo questa mascherina. Sta ci stare. No, 150.000. Allora ne varrebbe la pena. Però signori, mettiamo un po' qui. Dai, questa abbiamo comprato. Mani. Mani, gli anelli li teniamo.
d'oro, però li mettiamo d'oro. Lui, eh? Le scarpe, abbiamo queste. Potremmo andare con le ciabatte, sarebbe il top, però dai, mettiamo queste. Dai, almeno qua non spendiamo per l'arena. Ok. Vediamo che dice il tipo. Abbiamo speso 1.000.000, quasi. O senza il quasi, credo. Hai visto? Mi hai fatto spendere una madonna per vestirci così, no? Vedi che stile. Questo è un po' più alla Kirio, a parte l'orecchino, l'occhiale e il cappello. No? Però la camicia è la sua, però. Sì, altri soldi, lo so. No, dobbiamo per forza giocare d'azzardo. Infatti ancora non abbiamo visto le cose. Aspetta, prima fammi vedere la signora. Salve. Allora, guarda i prezzi, porco due. Resistenza a stordimento, sanguinamento, shock, valido regalo per una ragazza, sì, a sti prezzi. Questo è un po' eccessivo. Vabbè, per il momento famo che non acquistiamo niente qua, signori. Poi arrivederci, dovevamo comprare niente. Aspetta però, scusa un attimo. Attacco, difesa, resistenza, sanguinamento. Il fatto è che, cioè, comunque non ho più altri spazi. Poi praticamente spendiamo tutti i soldi, quindi basta così. Che me posso fregare qua? Qui cosa c'è? Hello. Gli ospiti di rango oro superiore. Come faccio a diventare di rango oro superiore? Spendendo, immagino. Beh, oddio, insomma. Per il momento abbiamo spesicchiato, abbiamo spesicchiato. Va bene, penso che possiamo andare a menare le mani, no? Si può? Vediamo. Guarda che bel giardinetto. Aspetta, posso... No? Ah no! Argento superiore. Vabbè, questo è tutto di un certo livello. Noi siamo dei barboni per il momento, va bene. Namo, va! Com'è il nostro... Kirio? Allora, là che fa? Ci si veste? Ah, si va alla boutique direttamente, quindi si poteva uscire anche... Vabbè. Qua si gioca a freccette. Ok. Noi siamo pronti a menare le mani. Qua si sfumacchia. Così per la tensione o... No, per capire, Ok. Ah, gli dà un bonus, non ho capito di cosa. Forse il furore? Se ne fuma un pacchetto, Sì. Prontissimi. Grazie. Vediamo se Hammered ci sfonda la testa. Configgi Hammered. Non sembra tanto prepotente, eh. Non vorrei di niente, ma... Se sta piena manicata del boss. Ma non lo so, E questo sarebbe il campione imbattibile. Scusa. Hai visto? Un attimo è stato. Non ci siamo neanche sporcati il cappello.
Ok. Hai visto? Portiamo fortuna. Per il rango argento, ok. Si è chiamato rango di squadra. I livelli superiori ti permettono anche di accedere alle aree riservate. Per esempio c'è un negozio segreto per i membri più importanti e perfino un casino dove si gioca forte. Attenzione. Regole di vario tipo, ovviamente le ricompense migliorano. Allora, il rango di squadra rappresenta il tuo rango nel castello. Man mano che completi le richieste della rete di Akame potresti ottenere delle tigri come ricompense. A ogni tigre ottenuta il rango di squadra aumenta e nel castello si verificano questi eventi: sblocco di alcune aree, aumento degli oggetti acquistabili nei negozi, aumento di combattimenti a cui partecipare nell'arena. Quando avrai ricevuto la tigre di platino, che simboleggia il rango più elevato, potrai accedere a tutte le aree e goderti tutte le attività del castello, disponibile solo ai VIP. Ma scusa, le troviamo in giro o ci combattendo? Ok. Ah, beh, ma ce l'ha da lei la tigre. Allora va bene. Hai. Sì. Shōshō yoroshii deshō ka? Vediamo, vediamo, dai. È interessante, signori, c'è anche la sfida, l'aumento dei ranghi, cosa che faremo. Sala dei combattenti, rango argento e superiore, possono utilizzarla quando vogliono. Hai. Ok. Se denaro valgono da... ok. Ano. Salve. Ci ringrazia per le botte. Umani? Ie. Hai visto? Aniki. Perché era fino alla morte, giustamente, ma noi siamo più sportiveggianti. Aniki. Ma come apprendista? Yeah. Scusa. Yeah. Kaninna? Ano. Diga. Che è successo? Hai. Ah, ok, scontro infernale a squadre, ok. Ma questo è un salame, però. Hai. Siana. E ci proviamo, dai. Ok. E segna, segna. Hai. Se no serve proprio a far incontrare e interagire con Patente. Ok. Ci sta, ci sta. Ecco con quale soggetto poi. Va bene, fa parte della squadra, modalità furo, salute 1500, attacco 1500, difesa 1600. Ex wrestler professionista, gioca di risparmiare la vita dopo averlo sconfitto. Questo gesto di compassione l'ha colpito tanto da voler diventare un suo apprendista. È un personaggio di supporto che combatte vicino al leader, un combattente aggressivo che affronta coraggiosamente i nemici. Bah, sarà. Hai. Ok. Per vedere come entrerà la sua notorietà. Ok. Anche a Sotenbori vedremo. Ano. Salve, salve. Anche lei c'ha una camicetta come la nostra. Però per lei è lavoro, per noi è sportiveggianza. Ok. Hai. Jōryū.
Qualcun altro? Se a me non si sentirà solo. Sono Tori. Ok. Sì, no, qualche altra botta in faccia a qualcuno andiamo a dare, eh? O no? Però qualcuno che è già in cerca di una squadra, ok. E lascia fare. Tentiamo. Allora, vediamo. Vediamo che possiamo raccattare. Allora, a parte le signorine che... Questa vende da magnano. E... c'ho la famosa del castello. Assaggiamo. Allora, aspetta. È una birretta, dai. Per mandarla giù. A posto. Scusate, dopo un combattimento una magnata ci sta, no? Birra artigianale del castello e via. Prego, prego. Sì, sì. Possiamo giocare a freccette qua vicino, usciamo, eh? Volentieri, se ho tempo. Al momento non ho tempo, quindi. Questa che vende? Negozio sala dei combattimenti, prugna. Coppa cerimoniale da giuramento, prugna. Souvenir ideale per un combattente. Se la regalerai a un compagno migliorerai leggermente il vostro legame. Migliorerai il vostro legame. Ulteriormente il vostro legame. Ok, no, per il momento no. Sti prezzi. E allora, vediamo questo. Vediamo, veloce. Mi dispiace, se prima ti faccio qualche domanda. Tipo. Vediamo. Sì, ma vorrei sapere quanto sei forte o no, però. Perché tu eri lì subito, così. No, non ho scelto per un motivo preciso. Stavi qua. Vediamo questo. Se ne pentirà. Sì, ti prego, mi piacerebbe molto. Ma sicuro che uno come me pensava di essere un buon combattente. Così ho lasciato il mio lavoro per fare soldi in questo modo. Ma continuo a perdere. Sono più... vabbè, allora. Sì, ma aspetta, prima vediamo. 1200 attacco. Allora, c'ha molta difesa. L'attacco fa cagare. La salute è così così. Questo non è granché, eh. Uomo d'affari che quando era ancora un uomo d'affari non abbia perso una battaglia. E poi è successo un macello. Da feroce non appena mette le mani su un'arma, ma possiede uno stile di combattimento aggressivo con cui affronta coraggiosamente gli avversari. Vabbè, signori. Non è stata forse una gran scelta, ma va bene. Guarda qua la piscina. Allora, prima di prendere questi alba... questo qua mi sembra Air Ninja. Ti può interessare, eh? Scontro per una squadra, eh? Un momento giusto, anch'io sto cercando i compagni. Un problema molto più grande, cioè un drink, ma mi sono appena reso conto di non avere i soldi per pagarlo. Allora è un coglione, dai. Così patetico, quella bella ragazza che lavora qui penserà che sono uno sfigato. Insomma. 1000 yen? Dai. Vabbè, certo, uno che parte così. Vediamo, piacere, piacere. Salute poca, grande attacco, poca difesa. Quindi questo due colpi e sta a terra. Impersonava un ninja in un parco divertimenti, ma è venuto nell'arena a causa dei suoi debiti ingenti. Calla. Confonde i nemici con i movimenti agili e gli attacchi con il kunai. Oltre a possedere un attacco che stordisce i nemici, ha uno stile di combattimento aggressivo con cui affronta coraggiosamente gli avversari. Ma questa che cerca? Oddio, un'idea ce l'avrei, però. Vabbè. Questo... sta a bere la sua birretta. Noi facciamo cadere le piante. Questo è il bar. Questo è il nostro collega. Salve, salve. Lei che vende? Interessante. Aspetta, ma posso entrare in acqua? Perché ho visto... sì, così. Salve. Raccogli, raccogli. Piatto d'oro che fa, nubi. Ah, ma ce ne stanno diversi. No, c'è Goro. Ma salve.
Che cosa dovrei fare? Dai un regalo a un combattente. Ah, non li posso... Questo? Pure questo, Taiga. Aspetta, questo non mi ricordo. Daigo, ok. Che hanno dei bonus, come vedete. Uno, ok. Quest'altro che c'aveva? Difesa e attacco. Che forza e difesa. No, però Goro... E che regalo gli do? Porco due. Questa sarebbe una squadra. E al negozio, al negozio, al negozio. Proviamo. Vediamo. Qua se ne vanno i soldi come niente. Proviamo. Vediamo. Signori, salve. Questo ci abbiamo. Ok, il tuo legame con Goro si è rafforzato leggermente. Ma non è che questa è già la nostra squadra? 2-7, 2-3, 1-6. Uno Yakuza feroce e temuto, combattente noto come cane pazzo di Shimano. Per la sua personalità violenta è il patriarca della famiglia Majime del clan Tojo. Il suo fisico può sopportare attacchi che metterebbero al tappeto una persona normale. Un lottatore aggressivo che affronta coraggiosamente gli avversari. Naturalmente Goro ritorna in ogni salsa. No, secondo me questa è già la nostra squadra però, Ma non è che per l'edizione del gioco, non mi ricordo. Scusa, io la posso vedere da qualche parte la squadra. Vabbè, diamo uno a tutti. E se ce l'abbiamo già la squadra. Diamo pure a lui questo. 3-2, grande difesa, attacco buono, ottimo. La salute. Cristina di molto la salute di tutti gli alleati. Il sesto presidente del clan Tojo ha lottato a lungo per tenere insieme il clan Tojo. Resta vicino al leader per fornire supporto ed è una risorsa preziosa in grado di curare gli alleati. Andiamo anche da Taiga. Vai. 2-6, 2-9, 1-5. Uno Yakuza leggendario che ha trascorso 25 anni in prigione, emergendone con il malfamato titolo di Saijima 18 colpi. Oggigiorno è il patriarca della famiglia Saijima, affiliata al clan Tojo. È resistente all'elettricità e alla paralisi. Attira l'attenzione dei nemici per proteggere gli alleati. Allora, aspetta, c'è stato un mini lag nel... Vabbè, possiamo andare a combattere, scusate, Ma abbiamo fatto tutte ste manfrine. No? Ah, però mi dà ancora qua la missione. Ma li devo raccattare per forza questi, allora? Ne. A me? Vediamo. Perché ti sei rivolto a me? Dai, facciamo così. Ok. Rempiede dopo aver subito dei colpi. Vai, robustezza. No? Oh. Vai. Venici, Aniki, insieme. Vediamo solo Aniki. Va bene. Beh, questo c'ha una buona salute. Un combattente armato di martello è suscettibile all'adulazione. Non importa quanto il nemico lo colpisca duramente, continua a rialzarsi come una fenice. È resistente all'elettricità, alla paralisi. Attira l'attenzione del nemico fuggendo... fungendo da scudo per gli alleati. Un po' come l'altro, solo che l'altro funziona meglio, credo. Comunque. Ok. Agame. Abbiamo tutto quello che ci serve per pestare. Sì. Sì, sì, sì. Andiamo. Andiamo a menare le mani. Beh, vediamo poi come mi fa a scegliere la squadra. Naturalmente scegliamo quegli altri, se possibile, no? Non è per sfiducia, ma... Posso? Qua scaliamo la classifica del castello eventualmente. Jorio-sama. Sì. Faccia sapere quando siete pronti. Vai, siamo pronti. Jorio-sama. Allora, vuoi partecipare? Sì.
Eh no, perché mi ha messo questi però? E gli altri allora che cazzo... Come funziona? Non lo so, signori, devo capire. Perché gli altri me li ha dati come se già fossero nella mia squadra. No? È da valutare sta cosa. 7009 la potenza della squadra avversaria. Anche verde sportiveggiante. La nostra... Vai, vai, menate. Allora, per vincere sconfiggi tutti i nemici entro il tempo limite. Perderai se il tempo si esaurisce, il leader, il personaggio che controlli, scende a zero PM. Man mano che i tuoi alleati vengono sconfitti, i nemici potrebbero iniziare a concentrare i loro attacchi su di te. Tieni sempre d'occhio i PS dei tuoi alleati nella parte inferiore dello schermo. Vabbè, non è che posso fare granché poi. Andiamo pesto come se non ci fosse un domani. Aia, mazza, che pestano pure loro, ma... Abbiamo 3 minuti. Un mischione. Tieni premuto per lucciola. Poi vediamo un attimo. Ma quindi possiamo usare... Tieni premuto serpente. Ah, ok. Oh, piano, giovani. Ordina cosa? Secondo me notevolmente l'attacco... Ah, ok. Madonna. Bravissimi però, eh. Guarda che squadrone. Si guadagna anche benino, dai. Per quello che abbiamo speso, mamma. Poi devo andare a vedere dove si può cambiare la squadra, però, eh. Perché gli altri, Yakuza, insomma, è un'altra cosa. Hai visto? Fermato il pubblico. Hai. Vai. Tornare a Sudenbori. Sono sicuro che Agame mi lascerà prendere una pausa. Aspetta in realtà, perché io mi ci infogno con ste cose. Ah, ce li sblocca quindi dopo il primo incontro. Ok. Ok. Torna a Sudenbori. No, meniamo le mani. Eppure questo è un modo per far soldi. Allora, torneo. Cambia personaggio. Modifica il clan Joryu. Ah, questa è una squadra. Possiamo fare una seconda squadra con frontali. Ah, ok. Andiamo anche a viso aperto. Vabbè, noi già ci stiamo, no? E... questo magari lo posso mettere dietro però, eh. Ma scusa, io quindi posso fare una squadra piena piena? Come funziona? Si deve difendersi, infligge danni pesanti. Ah no, noi però qua ce dobbiamo mettere. Scusa. E qua ci mettiamo l'altro difensore. Ok. Allora, c'è scontro infernale. Lottatori di rango inferiore cercano di mostrare il proprio valore battendo e combattendo famosi in questo scontro in disparità numerica. Scontro infernale alla squadra, una l'abbiamo fatta. Match evento speciale. In rare occasioni si svolgono scontri straordinari a cui possono partecipare solo i combattenti più esperti. E io posso? Ah, qua ricevi messaggio. Contro Daigo, contro Taiga e contro Goro, ok. Proviamo. Cambia leader. In che senso? Vabbè. Vediamo, non lo so, però qua pure c'è da menare le mani. Vedi, ecco, se fanno fatto in questo modo, anche se io non sono amante del picchiaduro in sé per sé, però così mi fa fomentare perché diventa divertente.
Allora, qua saranno sicuramente più difficili. Dovremmo fare anche... no, qua sarà tosta. Perché per il rango S dovremmo fare entro 2 minuti, ma non credo che sia fattibile. Si difende bene. Cioè, quante barre della salute non lo so, ma tante. Questo mi sa che dobbiamo aumentare la capacità d'attacco anche, perché più che altro è una questione di tempo. Magari a sconfiggere lo sconfiggio, anche perché te puoi pure curare, credo. E dai, cazzo, attacca, lo prendi, ma non fai un cazzo. Non so quante barre della salute c'ha, ma penso tante. Dopo il blu c'è il viola, poi c'è starà arancione, rosso, blu. In realtà non so neanche se ce la facciamo, perché... cazzo, è vero, non ci possiamo curare. No, allora col cazzo che non ce la facciamo neanche. No, dobbiamo livellare. Te pareva facile. Te pareva facile. E invece... no, per questi mi sa che... tocca livellare. Ah, ma la salute neanche ce la ridà. E neanche tutto. Ah, questa ripristina notevolmente la... un teino lo prendiamo, un altro. Eh no, che ce ne possiamo andare così, pestati a sangue. Magari facciamo qualcosa di più facile. Bronzo 45 secondi, ok. Vai. E pensavo se... vai. Di nuovo contro questo? Vabbè, questi sono quelli però... poi mi sa che per fare quelli più prepotenti bisogna effettivamente livellare parecchio. Cioè, più che livellare, mettere... dai! Mettere un po' di oggetti buoni. Per attacco, soprattutto. Anche difesa, in realtà. Attacco e difesa. Comunque... questo è andato, dai. Perfetto. Beh, pure questo può essere un modo per fare un po' di soldini. Certo, non è facile, ma... Zangwei. Hai giovano. Cartocciato. Con due ci sta a rompere il culo questo. Niente.
Ok, dai. E insomma, effettivamente la difficoltà aumenta, eh. Qua non abbiamo preso S come rango. Era da fare in 45 secondi, un po' eccessivo. Era difficoltà pure una stella, pensate. Quest'altro, scusa, che difficoltà era? 5 stelle, ok, ci sta pure. Questo meno in realtà. Questo l'abbiamo fatto. Beh, questi pagano bene, eh. Ma se li rifaccio i soldi me li ridà? Limite alleati 4. E allora, modificalo. Mettiamo questo, che ci vogliamo portare qua. Beh, in realtà forse questo. Ci può stare questa squadra. Vediamo, dai, un'altra manicata de botte, dai, giusto per... Con il livello 2. Nel mucchio. Merda, mi hanno rintronato. Oh, mi hanno buttato qualcosa in faccia, in realtà. Vai, spaccate gli denti. Ando goio. Molto bene. Il rango non granché. Però vabbè, pian piano livelliamo anche un po' tutti, credo. No, tranne noi in realtà. Loro sì, noi meno. Va bene. 45 secondi, è una parola. Ah, là abbiamo 311 persone che fanno il tifo per noi, credo. Va bene, signori. Dai, un po' abbiamo fatto cose. So che non abbiamo proseguito granché per la storia principale, signori, però ci siamo divertiti, no? Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Adesso possiamo andare pure al bar, sì, il bar vestiario. Qua si esce. Ok, guarda che eleganza poi. Va bene, ragazzuoli, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Quello non so chi sia, magari uno che si può unire. Chi è? Scusa, vediamo. Un broker. Candidati perfetti per la tua squadra. Nel castello ci sono degli ospiti che introdurranno i combattenti. Dietro compenso. Sì, ma me devi far vedere. Cioè adesso pagherai appena. Che vuoi fare? No, me devi far vedere prima. No, per il momento no, dai. Poi vediamo. Cioè, abbiamo i nostri, Goro, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima con il nostro Kazuma Kiryu. Un saluto a tutti da quel tale Ale.